Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, parliamo un pochettino più a mente fredda e analizziamo un pochettino più la partita Inter-Fiorentina. Cosa ci lascia in eredità questa partita? Secondo me è una partita che ha detto tante cose. Col senno di poi, dopo, insomma, ero strafelice a fine partita ovviamente, però sai quando vinci quelle partite che le vinci in maniera un po', anche un po' sculata, anche un po' rocambolesca, godi, sei contento, però magari ti lasci andare anche a quel minimo di depressione che comunque è dentro ogni persona. Poi c'è chi lo fa vedere di più, c'è chi lo fa vedere di meno, e magari dici, però giocando così dove vuoi andare, abbiamo comunque preso 3 gol, eravamo messi male in campo. Col senno di poi io sono contento che tutte queste cose siano successe alla prima di campionato, dove ancora tutto è rimediabile e dove comunque sono successe in una partita dove, bene o male, per bravura o per culo o per mille fattori, siamo riusciti a portare a casa i 3 punti, che sono la cosa più importante. La prima cosa che ci ha detto questa partita è che bastoncino Findus, e a tutte le attenuanti del caso, insomma, De Vrij è una cosa e bastoncino Findus nel ruolo di De Vrij è un'altra cosa. Poi ripeto, ha tutte le attenuanti del caso, è giovane, l'inesperienza. Bastoncino Findus fa il centrale di sinistra nella difesa 3, quindi diciamo che il centrale è un ruolo anche più difficile, devi impostare di più, hai delle responsabilità in più, e diciamo che insomma ancora lì si deve fare le ossa. Nel ruolo di bastoncino Findus abbiamo visto Kolarov, anche lui avrà mille attenuanti. Io ci ho scherzato sopra, l'ho chiamato George Clooney per via dei suoi capelli bianchi, insomma sembra più vecchio di me, sembra, però va bene. Io Kolarov è un giocatore che ho sempre apprezzato negli anni passati, però ci ha fatto vedere che insomma è in una fase della carriera magari per ovvi motivi un po' calante, la preparazione adesso, magari tanti giocatori non saranno in una condizione perfetta, ci ha fatto vedere, diciamo così, di non essere in una condizione fisica perfetta in questo momento. Migliorerà? Speriamo. Vogliamo metterlo in croce dopo una partita? Certo che no. Ripeto, io ci ho ironizzato, perché comunque noi siamo qui anche per fare dell'intrattenimento, ogni tanto possiamo anche dire 2 battute, e non si devono offendere giocatori che pigliano milioni di euro. Però diciamo che non l'ho visto proprio sicurissimo. Un'altra cosa che ha detto questa partita è che secondo me Brozovic in questo momento, speriamo che sto calciomercato finisca il prima possibile, Brozovic non l'ho visto proprio con la testa lucidissima. È vero anche che il centrocampo dell'Inter era un pochettino in balia di quello della Fiorentina ogni tanto, perché insomma Eriksen non tornava a coprire, Speedy Pizza Barella correva per tutti, Marcellino Panevino o non c'era con la testa o anche lui magari non è tanto in condizione, però Marcellino Panevino non l'ho visto bene, non l'ho visto proprio tanto in forma. La cosa che abbiamo visto più di tutti secondo me è, per l'ennesima volta, che secondo me Perisic non può fare quel ruolo. Conte stesso l'aveva detto, se andate a cercare le interviste dell'anno scorso, c'è Conte che dice, l'ho provata a sinistra ma non fa le cose che chiedo. Secondo me è una seconda punta, l'ha provato come seconda punta, poi andò a finire al Bayern Monaco, dove comunque ha giocato in un modulo che lo valorizza di più e ha vinto quello che ha vinto. Ma io non sono mica qui a dire che Perisic sia uno scarpone, non è un top player ma non è neanche uno scarpone, però secondo me fare l'esterno a tutta fascia non è proprio tanto il suo pane, magari è più il pane di un Young, o magari tante volte abbiamo visto D'Ambrosio, che è duttile, sa fare bene anche quel ruolo lì, comunque sa fare la fase difensiva, la fase offensiva. Perisic secondo me è uno che sa fare bene la fase offensiva, ma nella fase difensiva ha delle lacune. Quindi io sono abbastanza convinto che dalla prossima partita vedremo già Hakimi a destra subito e vedremo Young a sinistra, rimetterà Young al suo posto perché sto giro l'aveva spostato a destra. E poi abbiamo visto cosa vuol dire avere una panchina importante. L'anno scorso entravano Gagliardini, con tutto il rispetto per Gagliardini, Borja Valero, con tutto il rispetto per Borja Valero, Vecino, cioè se ti entrano Sensi, Hakimi, Sanchez, Vidal, Nainggolan,
è un altro paio di maniche e si è visto, quindi insomma si è visto che quando entrano giocatori di qualità, anche in una partita dove non stai giocando benissimo, anche in una partita dove subisci l'avversario, perché noi le partenze della Fiorentina le abbiamo subite nel secondo tempo, diciamo anche grazie a Vlahovic che si è mangiato, cioè ha sprecato delle occasioni dove la Fiorentina poteva fare sicuramente molto meglio. Con degli innesti di qualità nel secondo tempo siamo riusciti a fare meglio. Adesso vediamo cosa ci dirà il calciomercato. C'è ancora la questione Skriniar in sospeso. Se va via mi dispiace, ma non mi stupisce perché insomma non sono rimasto stupito della cessione di Godin, che è stato ritenuto da Conte non idoneo alla difesa 3, ma l'anno scorso, quando dicevamo in tanti, me compreso, ragazzi, che purtroppo Skriniar e Godin a 3 non rendono. Se uno è bravo rendi anche a 3. Non è mica detto. Non è mica detto. Purtroppo non è mica detto. E l'hanno detto i fatti, lo dice il campo e il nostro allenatore ha ragionato così, ha deciso di dare via Godin. Dispiace, se andrà via Skriniar dispiacerà ancora di più, perché poi magari c'è gente che dice, magari fra un anno non c'è più Conte, arriva uno che gioca a 4 e saremo qui a rimpiangere Skriniar. Chi lo sa? Chi lo sa? Tutto può essere, eh? Tutto può essere, però in questo momento c'è Conte, Conte non lo ritiene indispensabile nella difesa 3, ovvio che deve arrivare un'offerta giusta, perché Skriniar non lo puoi vendere per 30 milioni, che sono i soldi che ha offerto in questo momento il Tottenham. Deve arrivare l'offerta giusta. Se arriva l'offerta giusta, potrebbe partire. Una cosa che mi dà molto fastidio, l'ho detto anche ieri su Instagram, cioè, Di Francesco, fatti i cazzi tuoi. Cioè, si dice sempre che non bisogna parlare dei tesserati degli altri finché giocano in altre squadre, ma fai i cazzi tuoi, Di Francesco, fatti i cazzi tuoi. Di Francesco ogni 3x2 tira fuori Nainggolan. Secondo me alla fine arriva. Ho parlato con lui, vuole venire, ma porta un minimo di rispetto. Nainggolan l'altro giorno ha giocato con l'Inter, ha indossato la maglia dell'Inter. Cioè, se lo volete, lo comprate, una volta che è vostro, parlate di Nainggolan tutti i giorni. Senza contare che l'Inter ogni volta che è andata a Bussaga al Cagliari, Giulini ha voluto i soldi suonanti, cioè noi Barella l'abbiamo pagato quello che lo dovevamo pagare. E volete Godin, vi dobbiamo pagare un po' dello stipendio perché sennò non ce la fate. E volete Nainggolan e lo volete con alle vostre condizioni, cioè volete fare gli sboroni, fate gli sboroni, altrimenti se una cosa non ve la potete. Io la Ferrari non la vado mica a cercare in concessionaria, non la posso comprare, cioè se vuoi fare lo sborone devi avere i soldi per fare lo sborone. E comunque finché Nainggolan è dell'Inter, Di Francesco, fatti i cazzi tuoi e stai zitto. Speriamo che ti esonerino. Di Francesco non mi è mai piaciuto, secondo me è un gran sopravvalutato. Sono curioso di vedere il figurone che farai quest'anno a Cagliari. Fenomeno! Sono proprio curioso di vedere. Iscrivetevi al canale YouTube, clic 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 clic, seguitemi su Instagram, clic 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 clic, like alla pagina Facebook e poi, come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare. Ciao!